tema che preoccupa di più un'azienda come la mia, ma immagino per tutte le aziende del settore, è predire che cosa succederà nei prossimi mesi e nei prossimi 2-3 anni, perché nessuno di noi si ferma a un piano a un anno, ma deve guardare 2-3 anni. L'incertezza delle regole oggi è probabilmente quello che ci preoccupa di più. Takeda in questo momento, come è noto, perché ovviamente siamo un'azienda quotata, ha fatto una recente acquisizione, quindi Shire, l'Italia, diciamo, l'integrazione globale è avvenuta la prima settimana di gennaio quest'anno. Adesso affronteremo un percorso nei prossimi mesi di integrazione anche a livello Italia. Chiaramente le mie priorità, le priorità di ogni amministratore delegato in questo momento di Takeda è quello di assicurare che sia una integrazione di successo, che mette insieme due modelli di business completamente differenti e la focalizzazione sui risultati, sul trattenere i talenti, anzi io direi più che talenti, trattenere le persone competenti che conoscono questi settori sarà la mia priorità, senza però perdere di vista lo sviluppo del futuro. Quindi è un'azienda che ha diversi prodotti in pipeline che dovrà affrontare nei prossimi mesi delle negoziazioni che rappresentano il futuro della nostra società.